Allora, per Assi, Agenzia Stampa Italia e Infogrifo, con Paolo Bartolomeo, giocatore del Perugia, per parlare, Paolo, di questa purtroppo sconfitta del Perugia. Andiamo ad analizzarla nei suoi dettagli. No, siamo molto rammaricati perché volevamo regalare una vittoria, insomma, a tutto l'ambiente, e dispiace perché dopo un minuto e mezzo, due, ora non ricordo, diciamo che è stato trovato un jolly, però purtroppo il calcio è così. E siamo stati bravi a reagire, meritavamo il pareggio il primo tempo e purtroppo non è arrivato, e poi all'inizio del secondo tempo c'è stato questo gol su palla inattiva che, diciamo, ci ha un po' tagliato le gambe e non dovevamo prenderlo. E poi diciamo che il secondo tempo non abbiamo creato molto, e questo sarà un aspetto che ci dobbiamo lavorare, perché dobbiamo crederci soprattutto. Perché io sono convinto che se andiamo là con la mentalità giusta e facciamo subito un gol, possiamo mettergli paura, perché siamo una squadra che è un organico importante per poter dire la nostra. Sì, ciao Paolo, Alessio Torzuoli per ciprogia.com. Senti, possiamo dire che questa è stata un po' la sintesi, questa partita, delle difficoltà che ha avuto il Perugia quest'anno in fase di realizzazione, cioè difficoltà negli ultimi 16 metri, anche conclusioni da fuori, la tua, quelle degli Iannoni, però difficoltà poi a fare gol. Ma ovviamente penso che non è facile per nessuno quando le squadre si rinchiudono dentro la propria area di rigore. Basta vedere a grandi livelli che non è mai facile fare gol. Sicuramente questa è una cosa che noi ci abbiamo lavorato, ci continueremo a lavorare, e ci abbiamo 3-4 giorni per poter, diciamo, migliorare su questo aspetto, perché sarà fondamentale nella partita di ritorno. Ecco Paolo, migliorare su queste palle inattive che sono state, diciamo, un pochino il punto debole, no? Sicuramente, diciamo, è un gol che non dovevamo prendere, soprattutto per come avevamo disputato il primo tempo. Siamo rientrati consapevoli di ribaltare la partita, e purtroppo questa palla inattiva, diciamo, ci ha tagliato un po' le gambe e non dovevamo prendere quel gol. Però io ho fiducia nei miei compagni, perché possiamo ribaltarla. Senti, cosa pensi, ecco, parlando di, proprio della partita di ritorno, concentrandosi su quella, quali possono essere gli accorgimenti che potrà mettere la squadra, no? Cioè, voi ancora ci credete nella possibilità di riagguantare un risultato, comunque facendo 3 gol, oppure comunque in ogni caso darete sempre comunque il massimo fino all'ultimo? Ma sicuramente non sta a me, c'è un allenatore e si preparerà al meglio in questi giorni per cercare di andare là e, diciamo, sbloccarla noi. E poi cercando di non prendere gol, perché poi la partita potrà indirizzarsi nella maniera giusta. Senti, la caviglia come sta? La caviglia, diciamo, domani vedremo lo staff sanitario. Fa male, però vediamo domani, dai. Perché il Perugia ha bisogno di giocatori esperti come te, come gli Iannoni, soprattutto per la partita di ritorno. Ma sicuramente faremo il massimo, sia io che i miei compagni, perché siamo molto molto rammaricati, perché, ripeto, siamo rientrati dentro e io pensavo che questa squadra poteva ribaltarla. Adesso abbiamo questi giorni per, diciamo, lavorare bene, e sono convinto che se riusciamo a sbloccarla può cambiare, perché il bello del calcio è anche questo.